Ciao a tutti, che dire, benvenuti in questo nuovissimo video. Questo è un video un po' diverso da tutti quelli che ho fatto finora. Voi sapete che io faccio video su anime, faccio video su trucco, faccio video su shopping e su tante tante altre cose, un po' vari. Però io ho anche un'altra passione, quella della serie TV. Alcuni che mi seguono da un po' lo sanno, però non sono una critica, però voglio fare una piccola recensione su tutte le stagioni di The Crown. Insomma, voglio fare un piccolo riepilogo di tutte le stagioni di The Crown e che cosa ne penso io, precisando che non sono una critica televisiva, ma sono semplicemente una ragazza che guarda le serie TV. E che cosa ne penso di questa serie TV divisa in 6 stagioni? Beh, penso che siano 6 stagioni in crescita, ma molto diverse tra di loro. Forse anche perché ogni 2 stagioni cambiavano gli attori, per il fatto che gli attori crescevano. The Crown che cosa parla? Di che cosa parla principalmente? Parla della storia della famiglia reale, soprattutto della regina Elisabetta. Allora, nelle prime 2 stagioni vediamo una regina Elisabetta molto giovane, e ancora forse non pronta a diventare regina. Lei si trova a diventare regina per caso, perché come suo padre, Re Giorgio, si trova a diventare re per caso, perché il fratello maggiore di Re Giorgio aveva lasciato il suo trono da re. E quindi il padre di Elisabetta è dovuto diventare il re. Così, dal niente, Elisabetta all'improvviso si ritrova bambina, che diventerà regina all'improvviso. Lei non doveva diventare regina, non sarebbe dovuta diventare lei regina. Poi suo zio ha deciso di lasciare il trono a suo padre per motivi di amore, che si innamora di una donna un po' sbagliata per la famiglia reale e quindi decide di lasciare il trono. E quindi Elisabetta si ritrova all'improvviso a un certo punto a essere l'erede. E quindi anche questo ha un po' scombussolato la sua vita, perché lei è nata principessa, ma non è nata erede. Lo è diventato nel corso della sua vita. Vediamo a un certo punto Elisabetta crescere, innamorarsi di Filippo e vediamo il primo periodo nella prima stagione del matrimonio tra Elisabetta e Filippo. Sembrava proprio quel matrimonio di una coppia normalissima, fino a un certo punto, quando loro sono in viaggio di nozze, il re, Re Giorgio, muore all'improvviso e Elisabetta e Filippo vengono subito chiamati della brutta notizia. E qui c'è una scena che mi ha un po' lasciato un po' il segno, cioè il fatto che da coppia innamorata che viaggiava sempre a pari passo, a un certo punto c'è questa scena dove Elisabetta è sull'aereo, si veste tutta di nero e devono scendere per andare ai funerali del padre. Uno dei servi ferma Filippo e gli dice: "Fermati, tu devi stare un passo dietro di lei, lei deve essere sempre un passo davanti a te." E questo mi ha lasciato un po' così, perché noi normalmente abbiamo sempre visto
al telegiornale quando parlavano della regina Elisabetta, lei un passo avanti e lui un passo indietro. Ma non abbiamo mai, mai pensato come Filippo si sentisse a stare un passo indietro alla sua donna. E quindi questo fatto, questa serie TV che parla di questa famiglia reale ci fa vedere la famiglia reale, i problemi, o almeno penso che sia la verità, che c'erano all'interno, perché comunque è un uomo che si deve fare sempre, deve stare sempre un passo indietro alla sua donna o alla donna che ama. Non è facile. E per Filippo ci ha fatto vedere questa cosa che non è stato facile, perché prima viaggiano a pari passo e poi arriva il momento in cui lei è diventata regina all'improvviso perché è morto suo padre e lui deve fare un passo indietro. Questo è stato anche nella serie TV, si è vista proprio come un po' la crisi tra i due. Perché anche Elisabetta l'ha guardato e di questa cosa non era molto contenta all'inizio. Però poi andando avanti con la serie, con tutte le regole di palazzo che gli vengono insegnate, il fatto di trovarsi davanti a quel libro, la regina, dover leggere tutto quello che doveva fare e come si doveva comportare, gli atteggiamenti che doveva avere, insomma. Essere rigorosa e rispettare il suo ruolo. Anzi, addirittura, opprimere i suoi veri pensieri, i suoi veri sentimenti. Si vede anche che a un certo punto diventa mamma, nascono Anna e Carlo e lei strapiena di impegni non può fare niente, cioè deve lasciare fare tutto alle sue governanti, alla sua servitù. Non può fare la mamma come tutte le mamme. Non può essere una mamma come tutte le mamme. Lei è la regina, lei deve essere la regina e non deve essere la mamma. E questa cosa, anche andando avanti nella serie TV, viene un po' rinfacciato dai suoi figli. A un certo punto, nella terza o nella quarta serie, c'è addirittura una puntata dove lei si fa questa domanda: ho quattro figli. Allora, vede Filippo che sa chi è il suo preferito, cioè la sua preferenza per Anna. Filippo ha questa preferenza per Anna. E per lei è strano perché dice: no, i figli sono tutti uguali, sono tutti. Non si può avere una preferenza per qualcuno. Filippo invece gli fa capire che anche lei ha una preferenza. E quindi c'è una puntata dove lei decide di passare un po' di tempo con tutti e quattro i figli, fino a quando non capisce che anche lei ce l'ha quella preferenza, che è Andrea. Cosa che comunque si sapeva. Comunque veniva, il gossip l'aveva detto questa cosa che lei aveva come preferito Andrea. E c'è questa rivalità con Carlo perché forse è il primogenito, forse perché è l'erede al trono, forse perché è stato il figlio che l'ha delusa di più. Andando avanti con gli episodi, se vediamo nelle prime due stagioni, tre, quattro, tutto concentrato sulla regina fino a quando Carlo non diventa adolescente. E allora la storia si sposta su Carlo che conosce Diana e Camilla. Anche se lui
era già innamorato di Camilla prima di conoscere Diana. Il personaggio di Diana, piano piano, andando avanti nelle stagioni, oscura un po' il personaggio della regina, che doveva essere la protagonista assoluta. Ma siccome negli anni 90 il gossip era tutto concentrato su Lady Diana e sulla sua storia con Carlo, anche la serie TV a un certo punto si è spostata verso Diana e Carlo. Ci ha fatto vedere la sofferenza di Lady Diana nel matrimonio con Carlo, però con una differenza. Mai, senza mai, secondo me, stare né dalla parte di Diana né dalla parte di Carlo. Ma si vedeva la storia stando al centro. Quindi i problemi di Carlo e i problemi di Diana. Non concentrati più su uno o più sull'altro. Secondo me non hanno, cioè non è stato come il gossip, che quasi il gossip a quegli anni dava quasi la colpa a Carlo e forse un po' anche la colpa alla regina. No, nella serie TV sono stati molto imparziali. Questo mi è piaciuto, io l'ho trovato molto imparziale. La regina l'ho trovata molto nelle sue e non ingombrare i problemi, non mettersi in mezzo nei problemi fra Carlo e Diana. Anzi, erano Carlo e Diana che cercavano sempre il consenso e il disconsenso della regina. Anzi, erano proprio loro che andavano dalla regina a dire c'è questo, c'è questo, c'è questo. Ma la regina rimaneva sempre ferma nel suo ruolo, il suo ruolo di regina. Voi dovete essere marito e moglie. Vi siete sposati, ho dato il consenso del vostro matrimonio, noi non accettiamo un divorzio. Fino a quando poi, a un certo punto, non è arrivato proprio l'obbligo per la regina di andare contro se stessa, perché la regina era molto legata alle tradizioni, quindi come tradizione la regina non accettava i divorzi, ma a un certo punto ha dovuto farlo con Carlo e Diana e quindi ha concesso il divorzio. Però non ha concesso ancora a Carlo il matrimonio con Camilla. Cioè, ci sono voluti molti anni prima che la regina concedesse il matrimonio tra Carlo e Camilla. La regina era in continua lotta fra il passato e il presente. Non accettava che a un certo punto della sua vita le cose stessero cambiando. Se vediamo all'inizio, delle prime due stagioni, una regina che ci sembrava quasi moderna per gli anni che erano. A un certo punto, tra la quarta, la quinta e la sesta, si vede una regina completamente spaesata, perché si ritrova a dover fare i conti con il moderno. Cioè, quello che per lei era giusto era diventato antico, vecchio, e quindi si vedeva a dover accettare il cambiamento. Che cosa che per lei è difficilissima, perché se ricordiamo bene, benissimo mi sembra, nelle ultime due stagioni, nella penultima stagione, è cominciata proprio con il fatto che lei doveva dire addio a una semplice nave da crociera che faceva parte della famiglia reale. Infatti, questa nave da crociera, com'è che si chiamava? Beh, non me lo ricordo.
Se ve lo ricordate, scrivetelo qua sotto. Ma comunque doveva dire addio a questa nave da crociera perché aveva fatto il suo tragitto. Per la regina era normale andare in vacanza in questa nave. Ed era difficile per lei, è cominciata proprio così la quinta stagione, con la difficoltà di dire no, la nave da crociera non è vecchia, è nuova. Invece era vecchia e quindi doveva proprio dire addio a quella nave da crociera. È da lì che la regina ha cominciato a capire che le cose stavano veramente cambiando, intanto tantissimo. E dire addio a una semplice nave da crociera, che erano ricordi per lei, è stato difficilissimo. E questa è una cosa che me lo ricordo, perché la quinta stagione era cominciata con l'inaugurazione di questa nave da crociera e con la regina adulta che va in crociera, proprio in vacanza, insieme al suo Filippo in questa nave. E Filippo si accorge subito che la nave era vecchia. E per la regina dire addio a una semplice nave era difficilissimo, quindi accettare un divorzio, accettare che uno dei suoi figli avesse fallito nel matrimonio non era facile. Poi si rende conto che tutti i suoi figli avevano fallito nel matrimonio, perché comunque tutti i suoi figli sono divorziati. Un'altra cosa che posso dire. Dalla prima stagione all'ultima stagione, i cambiamenti dei personaggi intorno alla regina. Nella prima stagione vediamo una Margaret, una sorella gelosa del fatto di essere seconda. E quindi la regina si sentiva quasi in colpa di essere lei l'erede. Ma non sua sorella, perché a lei diceva: a me non me ne importava niente di diventare regina. Mentre invece a Margaret importava tantissimo. Ha sempre sofferto la sorella Margaret di questo fatto di essere la seconda. Ha sofferto talmente tanto che nelle varie stagioni si vede proprio la vita della sorella distruggersi. Io credo che The Crown sia una stagione, una serie TV, scusate, che entra proprio nel profondo della famiglia reale, non solamente in quello che si vede, nel fatto visivo, ma anche in quello che c'era dietro a questa famiglia. Tutti pensano: sono il re, sono la regina, sono ricchi, sono felici. The Crown ci ha fatto capire, poi non so se questo era stato fatto col consenso della famiglia reale oppure non lo so se era tutto reale, vero. Però ci ha fatto capire che nonostante loro fossero la famiglia reale, fossero dei principi, dei conti, dei re, ci ha fatto capire che nonostante tutto, tutte le ricchezze che potevano avere, loro potevano avere quello che volevano, non erano felici, come Margaret che si buttava sempre nelle feste estrose per non essere la secondogenita, per dimenticare di essere la secondogenita, genita, scusate. Lei beveva tantissimo, fumava tantissimo, tant'è che poi, come si è visto anche nella vita reale, se voi andate a vedere i documentari, alla fine della sua vita si è distrutta. I suoi ultimi mesi, anni sono stati in una sedia a rotelle, cieca, con cancro che piano piano si stava spegnendo. Ma questo perché si è rovinata la vita da sola,
per la troppa sofferenza che aveva, il fatto di non essere mai riuscita a trovare un uomo che le stesse accanto, un amore, di essere sempre stata forse gelosa del fatto di essere la sorella della regina e non la regina, di non essere mai stata, si sentiva forse non amata come era amata sua sorella. E in The Crown questo si vedeva tantissimo. Come Carlo. La storia di Carlo, la sofferenza di Carlo all'università, come il fatto che non accettassero la sua famiglia e il suo amore per Camilla Parkerball. Ha sofferto tantissimo l'allontanamento, era stato allontanato, mandato in Galles proprio perché volevano che lui dimenticasse Camilla. È diventato principe di Galles, poi ha incontrato Diana, sembrava innamorato di Diana e Diana sembrava la principessa perfetta per Carlo, quella che sarebbe dovuta diventare la futura regina. Sembrava perfetta per lui. E quando avevano scoperto che Carlo aveva conosciuto Diana, erano tutti felici. Però il matrimonio fra Carlo e Diana era un disastro, perché comunque Carlo continuava a tradirla, perché comunque è sempre stato innamorato di Camilla. Questo cosa veniva anche accennato alla regina, veniva anche detto da Carlo e Diana, noi non siamo felici, noi non siamo contenti. Vogliamo il divorzio, accetta il divorzio, facci divorziare. La regina era talmente attaccata alle sue tradizioni che non accettava che il futuro re divorziasse per andare con una donna che lei non riteneva giusto per suo figlio. Abbiamo visto talmente tanti cambiamenti in queste quattro stagioni, diversi, in queste sei stagioni, scusate, abbiamo visto tanti cambiamenti in queste sei stagioni che la regina ha dovuto combattere contro se stessa perché non accettava il fatto che le cose stessero cambiando. Lei non accettava il cambiamento. Mentre invece nell'ultima stagione, che era divisa in due parti, i primi cinque episodi e gli ultimi cinque episodi, nei primi cinque episodi è stata talmente oscurata la regina da questa presenza imponente della principessa Diana. Sì, anche perché comunque è stato un caso, quello di Lady Diana nel 97, veramente molto molto forte, diciamo, toccante, io me lo ricordo benissimo. E quindi nella prima parte era tutto concentrato su di lei, sui suoi problemi, sul suo... Ormai Carlo e Diana erano divorziati, quindi lei viveva sempre circondata da mille fotografi, giornalisti che la tartassavano. Lei soffriva di questa cosa, era veramente, veramente una cosa, era diventata veramente ossessionante. E quindi c'era questa cosa. E poi non lo so se è proprio vera tutta questa storia di Alfa e di Dodi, che comunque il padre voleva questa unione a tutti i costi, mentre in realtà Dodi e Diana, da quello che si dice nella serie TV, non lo erano, non erano innamorati, non volevano questa storia, almeno questo è quello che si intuiva dalla serie TV. Quindi
Era tutto concentrato lì, su Diana, sulla storia con Dodi, sull'incidente, su come è avvenuto. Una cosa però mi è piaciuta di questo, mi è piaciuto il comportamento di Carlo, perché non hanno fatto vedere un Carlo cattivo, come magari immaginavo io, nel senso che un Carlo quasi contento della morte di Diana. Ma no, assolutamente, hanno fatto vedere un Carlo molto sensibile a questo caso. Anzi, anche molto, molto preoccupato, molto triste, addolorato perché i suoi figli avrebbero dovuto accettare la morte della madre. Quindi, beh, mi è piaciuto molto come hanno fatto, caratterizzato Carlo nell'ultima stagione. Mi è piaciuto molto, sì. Quindi la prima parte, i primi cinque episodi, si concentrano tutti un po' su come è avvenuto l'incidente di Lady Diana, diciamo, oscurando naturalmente un po' la parte della protagonista, che è la regina. Nella seconda parte, invece, vediamo un po' ritornare la regina protagonista. Vediamo un Carlo che si deve occupare della sofferenza dei figli, si trova in conflitto soprattutto col più grande William, che quasi gli dà la colpa di quello che è successo. Ma non è che dà la colpa a Carlo perché è colpa di Carlo, dà la colpa a Carlo perché vuole dare la colpa a qualcuno. E per lui è più facile darla a suo padre. Mentre vediamo invece un Harry molto ribelle, più ribelle che sofferente, ha una ribellione interiore, Harry. Vediamo a un certo punto che William fa pace con suo padre e a far pace interviene il nonno Filippo. Filippo in queste stagioni, in queste 6 stagioni, è sempre stato un po' il paciere della situazione, anche fra Carlo e Diana, fra i conflitti che aveva la regina dentro di sé. Filippo è sempre stato quello che ha cercato sempre di mettere pace, di mettere un chiodo, di mettere serenità in tutte le stagioni, in tutte e 6. Io l'ho visto così, a mettere le cose a posto, far ragionare la regina quando aveva un dubbio, quando aveva una convinzione che era sbagliata, a farla ritornare sui binari era sempre Filippo. Quindi, e anche qui, nella ribellione di William contro Carlo, è stato nonno Filippo a far capire a William che lui doveva trovare per forza un capo respiratorio, un colpevole, ma che non c'era un colpevole in quella situazione. Ed era più facile dare la colpa a suo padre. Poi William e Carlo hanno fatto pace e avvengono tante altre mille cose, però c'è sempre di fondo, che si vede nella serie, alla fine, questa ribellione di Harry. Ecco, però nella seconda parte torna ad essere più protagonista la regina, perché poi si parla del suo giubileo. Diciamo che a un certo punto vuole anche lasciare il suo trono perché dice che ormai è troppo vecchia, ma poi interverranno le regine del passato a rimetterla nella retta via. Si vede proprio una scena in
alcune scene dove intervengono le vecchie attrici che avevano interpretato la regina le prime due, nella prima e seconda e nella terza e nella quarta stagione. Ritornano le vecchie attrici e come se fossero la mente della regina per farla ragionare. E finisce la serie col giubileo della regina. C'è anche all'interno di questa ultima parte la conoscenza iniziale fra il principe William e la principessa Kate. Quello che non mi è piaciuto in questo è che hanno fatto, poi non so se era realtà oppure no, apparire la madre di Kate come un po' la cattiva della situazione, come quella che voleva assolutamente che Kate sposasse il principe. Sì, manipolava un po' la vita della figlia. Questo non mi è piaciuto. Però devo dire che il finale è veramente, veramente bellissimo. Questo finale dove c'è questa chiacchierata fra Filippo e la regina, come quasi a dire quando succederanno le cose, noi saremo sottoterra, non ci staremo più e non sarà problema nostro. Questo è quello che gli dice Filippo. E questa camminata della regina che se ne va dalla chiesa. E dietro di lei ci sono le due attrici che hanno interpretato la regina in passato. Una scena bellissima, un finale bellissimo, anche molto commovente perché a un certo punto, quando c'è questa regina, nell'ultima puntata la regina deve, il giorno del suo giubileo, deve organizzare il suo funerale, deve pensare cosa vorrà per il suo funerale. E si vede questa scena dove la regina cammina per questa chiesa, si gira e si vede come a un certo punto apparire proprio la bara della vera regina con questa corona viola sopra. Beh, è stato un momento commovente, un bellissimo finale. E tutto finisce con le tre attrici che hanno interpretato la regina nelle varie. Nei vari momenti della sua vita che escono da questa chiesa. Bellissima questa scena, molto bella, molto molto bella. Un finale veramente, veramente bello. C'è anche un po' il rapporto tra Harry e William all'interno di questa parte finale. Quello che adesso un po' ci manca, perché purtroppo il fatto che due fratelli non si parlino più non è bello, soprattutto dopo quello che hanno vissuto, la morte della madre e la sofferenza che hanno avuto in comune. Però molto molto bella questa serie TV, mi è piaciuta tantissimo. Tutte e sei le stagioni. Una serie che ti ha fatto capire veramente entrare forse in quello che non si capisce della famiglia reale. Mi è piaciuto tanto. Io l'ho raccontato a modo mio, come ho vista io questa serie TV. Fatemi sapere se anche voi l'avete vista così, diciamo. Adesso mi mando un bacio enorme, un sorriso grandissimo e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!